pensavate che sarei uscito da qualche anfratto, da qualche buco, da sotto il tavolo magari, da non so dove, e invece sono entrato dalla porta come tutte le persone normali, o almeno si spera vagamente normali. Non che io sia una persona normale, capiamoci, sono il primo che ritiene di essere una persona ambigua e strana, e così mi piace. Ma cosa facciamo today? Cosa facciamo oggi? Sto giocando con lo zoom, pensavo volte. Beh, oggi bambini facciamo un altro magnifico subatuba, ma soprattutto la mia pigrizia mi impone di non settare il green screen oggi, perché c'è molta fretta questa settimana nel fare tante cose, quindi me la giocherò come il video del supertuber di Kenoia. Andiamo innanzitutto, venite con me bambini, per vedere la votazione. Innanzitutto, chi? Spegniamo un po' questa luce che mi fa riflesso. Molto meglio. Vince Loki, che vota se stesso, che prende un sacco di like, ma poi anche sotto le votazioni sono tutte per lui. Non solo vince, ma è abbastanza scontata la vittoria della parte super cattivo. Chi è che mi chiama? Mannaggia, mannaggia, i call center ancora rompono. Come fanno a tenere il tuo numero di cellulare? Non capisco. Comunque, super cattivo vince, ma andiamo a vedere i poteri. Perché i poteri, due sono stati abbastanza combattuti, ovvero Don Giovanni, avido conquistatore di donzelle, in quanto da quel che ho capito nelle sue serie ha tante mogli e quindi Locchino è figlio di tante mamme, ma soprattutto Locchini Minion era l'altro potere, un esercito di figli Minion barra schiavi, ma vince il Don Giovanni, avido conquistatore di donzelle. Andiamo quindi a vedere le immagini di riferimento che mi sono piazzato qui. Abbiamo due Locchi, uno con i capelli più recenti, quelli tagliati, che mi ricorda un po' Dante di Devil May Cry, l'ultimo DMC, che è stato letteralmente gestato nella spazzatura per far spazio a Devil May Cry 5, che non vedo l'ora che esca, ma qui comunque si ha la sua immagine di profilo e qui un'immagine di riferimento che mi ispirasse. In particolare qui ho scritto che di Kawachi è un artista che io supporto su Patreon, gli do 15 euro al mese e lui in cambio dà file PSD che fanno vedere come lui realizza le sue opere, e su Instagram e Kawanochi mi sembrava più che giusto dare credito alla sua immagine che sto utilizzando come riferimento, giusto bambini? Fatelo anche voi se mai fate qualcosa del genere, date il credito a chi se lo merita, lui è molto bravo, mi piace soprattutto come colora. Ma adesso io direi che possiamo subito iniziare, farò una parte di schizzo, poi se sono in dubbio sulle cose da fare ne parlerò. Questo è quanto, iniziamo! Allora bambini, io non so voi ma sono in crisi. In poche parole non riesco a trovare l'espressione giusta, ma non solo. Allora, per la posa e l'abbigliamento secondo me ci siamo. Non so se avete visto, ho avuto difficoltà perché non sapevo se fare il mantello che svolazzasse. Mi occupava troppo spazio lateralmente parlando, in modo orizzontale, ecco. Ma soprattutto adesso l'espressione, vorrei fargli la lingua di fuori, ma qui sembra tutt'altro che una lingua, è molto ambigua e ci devo lavorare. Perderò un po' di tempo su questa lingua, sull'espressione un po' accattivante, quasi da mandrillo, insomma. Non voglio qualcosa di troppo elegante, alla fine è un super cattivo che poi, tra l'altro, bambini, io sì, sto mettendo tutti i miei carissimi supereroi da una parte e super cattivi da un'altra, qui ci manca soltanto anima, ma sono 1, 2, 3, 4, 5 con anima contro 1, 2, vabbè, ma questi sono 2 alla fine, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 con Loki. Signori, non staremo facendo troppi super cattivi? Speriamo che il prossimo sia un bel supereroe, ma adesso proseguiamo. Wow. Bene bambini, allora ho aggiunto soltanto due cosette, ho trovato finalmente l'espressione del viso che mi piace, con la linguetta di fuori se mi vuole mettere a fuoco, grazie. Io nel frattempo ho fatto in tempo, ad andare in palestra, a mangiare e a tornare qua e rimettermi al lavoro. Quindi adesso passiamo l'inchiostrazione immediatamente, tanta musichetta anime kawaii per voi se la trovo, se no metto la solita che ormai ci sono affezionato, e nel frattempo se vi fa piacere vi potete inserire il ditino nell'ano e godere.
Ebbene, bambini, ci fermiamo qui perché devo portare Electric Top in piscina e penso che voi verrete con me, perché ormai questi super tuber si stanno trasformando in un misto tra disegno e vlog. Non so se l'avete intuito, ma mi sembra una cosa carina. Andiamo! Salve bambini! Siamo tornati, adesso riprendiamo subito, va? Riprendiamo da dove eravamo rimasti. Wow. Bene bambini, abbiamo finito l'inchiostrazione. Cioè, io non pensavo di finire così in fretta, cioè, perché per me è stata un'esperienza incredibile. Cioè, io stavo disegnando e poi sono successe cose e improvvisamente ho finito il disegno, cioè, così, magicamente. Scherzi a parte, bambini, mi sembra più che piacevole l'intero design e soprattutto mi ricorda vagamente il cattivo della prima stagione di Jessica Jones. So se l'avete visto su Netflix. Poi ho smesso di vedere tutte le varie serie Marvel su Netflix perché erano un po'... ammettiamolo, ma adesso proseguiamo con la colorazione. Come sempre, bambini, se ci saranno interruzioni ve le farò sapere. Vlog style, così a caso. Ok, bambini? Fate i bravi, iniziamo a colorare! E giusto il tempo di riempire qualcosa con quel bel bordeaux cangiante e mi sono ricordato che devo andare in palestra. Sto seguendo un regime piuttosto rigido, quindi non posso mancare. Una volta al giorno, weekend esclusi, in modo violentissimo, e quindi mi tolgo il guanto, ci vediamo dopo. Vi lascio qui, ma fate i bravi, non mi fate casino qui, ho messo a posto da poco. A dopo, bambini, a dopo. Bentrovati bambini, ma ciao! Bene, oggi la palestra mi ha fatto proprio male all'anima. Sto davvero spaccando e potete notarlo e andarlo a vedere con i vostri simpatici occhi sul mio profilo Instagram, perché inizio a pubblicare anche foto tamar. Ma piuttosto che pensare alle stupidaggini, torniamo al disegno. Abbiamo finito per ora solo il riempimento. Troppe interruzioni in questo video. Potete felicemente lamentarvi nei commenti e spezzarmi il cuore, ma so che non lo farete. Comunque sia, non perdiamo altro tempo, era così, tanto per fare una pausa. Riprendiamo a colorare. Ciao bambini, ma salve, come buio!
Dunque, il disegno è finito, colorato, terminato, likeate a manetta, ok? Mostrate tanto amore, pulsate qui sotto forma di pollice in su se vi è piaciuto. E 10.000 like, il prossimo super tuber lo faccio nudo. Tanto 10.000 non ci arriviamo. Come avete visto, un altro cambio di abbigliamento, direte voi. Ma perché Peo? Beh, perché in realtà è passato un giorno, ma non posso vloggare ogni volta che mi stoppo, o sennò diventerebbe tutt'altro video. Ma comunque sia, qui chiudiamo il video. Spero che questo Supatuba vi sia piaciuto, e se così è stato, come ho detto, mostrate amore, pulsate qui sotto forma di pollice in su. Fate i bravi bambini, mi raccomando, fate i bambini grandi e maturi, aiutate la mamma, la nonna e la zia e zio Peo mettendo like. State allerta per la prossima votazione, ma soprattutto ricordatevi che avete appena visto chi? Chi? Electric! Boom!